Ciao e benvenuti su MotoLoop TV, il canale moto di YouTube che è sempre in moto per voi. Oggi recensione novità. RPH 10 Plus Lorenzo Graffiti. Appena arrivato in negozio, subito recensito. Questo casco è stato realizzato in occasione del 6° Gran Premio di MotoGP da Anna Vives, un'artista spagnola, per la sua fondazione dedicata ai bambini Down. Questo casco è stato indossato da Lorenzo durante il Gran Premio, verrà indossato per altri Gran Premi durante la stagione 2014. Guardate questa grafica, a dir poco fantastica. Già la versione base del casco di Lorenzo è molto bella. In questa versione, design urbano, che è stato riportato sulla grafica del casco, diventa veramente un articolo unico. I fan di Lorenzo e comunque dei caschi replica non possono fare a meno di un prodotto di questo tipo. Allora, questa grafica è realizzata chiaramente sull'RPH 10 versione Plus, quindi la nuova versione rinnovata dell'RPH 10. Quali sono gli upgrade rispetto alla precedente versione? Una visiera con il sistema Rapid Fire 2, quindi il sistema brevettato di apertura e chiusura della visiera di HJC con blocco anteriore, predisposizione per i tear-off, predisposizione interna per il visierino pinlo che troviamo già all'interno della scatola nella versione Mac Vision, quella a massima visibilità. Migliorata la presa d'aria anteriore, ora con un meccanismo più semplice da azionare con i guanti e anche che porta un maggior afflusso di aria. Migliorati i bottoni automatici dei guanciali interni. Ultima cosa, il sottogola. Il sottogola non è più a incastro, ma ci sono tre elementi che si vanno a sistemare perfettamente, che fanno in modo che resti nella sua sede meglio. Chiaramente, torniamo ora alle caratteristiche comuni a tutte gli RPH 10, chiusura doppio anello, con questo cursore che ci aiuta a ritrovare il doppio anello nella fase di apertura e di chiusura. Tripla calotta esterna, realizzata in PIM, Prim Integrated Matrix, il tricomposito che ha realizzato HJC. Tre fibre, fibra di carbonio, fibra di vetro e aramide. Queste tre fibre sistemate in un foglio a sandwich regalano una resistenza eccezionale al casco, ma al tempo stesso lo rendono molto leggero. Non posso non parlare, quando parlo di questo casco, della qualità dei suoi interni. I suoi interni sono completamente in Silver Core Plus trattato al ginco, un materiale eccezionale. Abbassa la temperatura percepita fino a 3 gradi, è completamente anallergico e antiodore, quindi non crea problemi anche dopo un utilizzo prolungato. I guanciali a tripla e doppia densità a seconda delle zone regalano una calzata eccezionale. Questo è uno dei caschi più comodi che io ho mai avuto occasione di provare. Gli interni chiaramente sono completamente estraibili e lavabili, sia la cuffia che i guanciali. Nella versione Lorenzo, come vedete, abbiamo il fregio con il numero 1 con i suoi 4 titoli mondiali vinti, e nella versione Lorenzo Graffiti abbiamo questo piccolo book che ci spiega perché è stata fatta questa versione e da chi è stata fatta. Come sempre vi ricordo le prese d'aria superiori, che sono piaciute tantissimo perché con questo effetto serrando noi possiamo regolare quanta aria può entrare all'interno del casco. Molto valida l'aerodinamica, quindi l'aria arriva in questo punto e viene scaricata. Ampi scarichi per portare fuori l'aria umida dal casco. Come abbiamo detto, tre misure di calotta. Una calotta per le teste più piccole, XXS e XSS. Una calotta per le teste medie, ML. Una calotta per le teste grandi, XL e XXL. Vi ricordo sempre, molto importante, compreso nel prezzo all'interno della scatola, troviamo una visiera nera di ricambio e il cartellino con 5 anni di garanzia. Quindi 5 anni di tranquillità dopo l'acquisto del vostro casco. Come vi ho già ricordato altre volte, insisto, provate la qualità dei caschi HJC e soprattutto venite a provarla nel nostro negozio MotoLoop di Voghera, dove potrete trovare tante grafiche, molte misure e soprattutto approfittare degli sconti che facciamo sempre molto volentieri ai nostri clienti. Ciao e alla prossima recensione!